Continua a far discutere la gestione del Teatro Comunale Scarpetta di Sala Consilina. Alla vicenda del 25 aprile e della mancata concessione del teatro agli artisti salesi per lo spettacolo Liberi Tutti hanno fatto seguito accese polemiche e l'incontro tra l'amministrazione guidata dal sindaco Francesco Cavallone e gli stessi artisti, svoltosi il 27 aprile presso l'aula consiliare del comune. Ora su questi temi interviene il consigliere di minoranza Giuseppe Colucci che ai microfoni di Italia 2 TV contesta l'attuale gestione del Teatro Scarpetta accusando l'amministrazione comunale di usare due pesi e due misure. Veramente questo problema l'avevo già sollevato prima del 25 aprile e il 21 aprile nel Consiglio Comunale in occasione della discussione del bilancio di previsione. Perché comunque è una struttura per la quale la cui gestione incide sui costi dell'ente. E allora quando ne ho discusso non ero nemmeno al corrente di questa iniziativa, di questa richiesta negata alle associazioni agli artisti locali. E i problemi che io ho eccepito in Consiglio Comunale per i quali io non ho ricevuto risposta è stata la modalità di utilizzo di affidamento. Sostanzialmente ho chiesto per quale motivo viene adottato un trattamento diverso all'associazione La Piccionaia di Napoli rispetto alle altre associazioni locali, in particolar modo a un'altra, l'associazione Ragazzi di Sarocco, ma è una per tante, che tra l'altro ha avuto l'affidamento. Io ho mostrato in Consiglio Comunale due delibere di giunta con le quali veniva affidata l'utilizzo del teatro e nelle quali io leggo una notevole differenza di trattamento, in quanto alle associazioni locali viene chiesto di tutto e di più, cioè quello che è previsto per regolamento, viene chiesto di rendicontare dettagliatamente la spesa sostenuta, viene chiesto di fare il servizio di guardiania, viene chiesto addirittura di pubblicizzare e fare attività di marketing per il teatro comunale, mentre all'altra associazione semplicemente viene affidato il teatro sia per i giorni della manifestazione che per i giorni antecedenti e semplicemente sulla base di una email. Un'email è citato in giunta a seguito di un'email ricevuta il 2 febbraio. La giunta ha preso atto di questa email e il 5 febbraio, tre giorni dopo, ha preso atto di una rappresentazione teatrale composta da 5 spettacoli per l'importo di circa 59.000 euro, per le quali si dice che l'associazione culturale La Piccionaia se ne sarebbe fatta carico, e viene affidata la gestione, viene affidato il servizio senza chiedere nulla, senza chiedere un rendiconto delle spese, un rendiconto delle entrate, come giusto che sia. E quello che ho eccepito è che siccome è una situazione tra virgolette mascherata di affidamento di servizi superiore a quello che prevede la legge per l'affidamento diretto, perché 59.000 euro, il codice degli appalti prevede che i servizi superiori a 40.000 euro vanno affidati a seguito di gara o procedura ad evidenza pubblica con tutte le comunicazioni previste all'ANAC, all'Autorità Nazionale Anticorruzione. Questo non è stato fatto, praticamente mi è stato risposto che per questa gestione non vi è alcun costo per il comune, anzi vengono erogati 9.000 euro a carico della giunta. Questo veramente non lo capisco, perché se viene erogato un importo di un centesimo o 9.000 o 99.000 euro, a mio avviso bisognava chiedere un rendiconto, sapere quanto si incassa e quanto costava tutta l'operazione. Non si sa nulla, semplicemente sulla base dell'email, anzi la giunta dice ritiene congruo, pensando che secondo me hanno delle adeguate competenze e conoscenze in materia, ritengono congruo il costo e quindi, anzi addirittura in questa delibera di giunta si dice che non è necessaria l'attività di prevenzione incendi perché già comunque vi è l'autorizzazione rilasciata a dicembre 2016, così come pure si ritiene che l'attività di guardiania viene svolta
dalle associazioni cooperative locali, dall'associazionismo locale. Infatti l'abbiamo visto in queste realtà, che per me, a mio avviso, è semplicemente un'offesa per la realtà culturale locale utilizzare queste risorse solo per fare il customer service, per fare l'assistenza all'ingresso o al o i servizi di contorno. Mentre all'associazione Piccionaia sfido chiunque ad andare su internet, fare una verifica e fare una richiesta associazione Piccionaia. Ne ritrovate 3 o 4 di siti, nessuna con un sito con una fotografia, tutte e 4 con codice e partite IVA diverse, con attività diverse, però che tutte quante rispondono alla stessa via e allo stesso numero di telefono e con un presidente, rappresentante legale diverso da quello che è citato in giunta. Nella delibera di giunta non troviamo una partita IVA, un codice fiscale, non viene richiesto quello che è previsto normalmente, nemmeno una fiduzione, una garanzia a tutela dei cittadini che accedono al teatro, cosa che è stata chiesto, ho sentito, per questa manifestazione del 25 aprile, in cui veniva richiesto una serie di adempimenti e i tempi erano brevi. E beh, come si fa? Una mail del 2 febbraio, il 5 febbraio ci si siede in giunta, 59.000 euro, va bene, affidiamo tutto e qui ci vogliono mesi. Ma stiamo scherzando, il teatro è della comunità, non è semplicemente un appannaggio, un giocattolo, un gioiello che si usa a proprio uso e consumo, si utilizza a proprio uso e consumo. Anzi, a maggior ragione, proprio perché il teatro è, così come è stato inaugurato, è un gioiello della cultura, in quanto Sala Consilina, l'amministrazione ha puntato sul teatro moltissimo, perché è stata l'unica opera richiesta, o quantomeno la più importante richiesta, nei fondi per l'accelerazione della spesa alla Regione Campania. E questo teatro, per quello che mi consta, bisogna ulteriormente approfondire, non lo so, è costato circa 3 milioni di euro solo di ristrutturazione e suppellettili, perché l'immobile è già di proprietà del comune, attenzione. E così facendo il teatro rischia di diventare semplicemente un costo per la collettività e verrà utilizzato, e non può essere utilizzato solo a proprio piacimento, all'associazione di turno che viene da Napoli, che tra l'altro, ripeto, questa associazione, facendo, svolgendo il proprio servizio e sta staccando biglietti con partita IVA, sta svolgendo un'attività commerciale. E se l'associazione Piccionaia, con tutto il rispetto dell'associazione di chi la rappresenta, svolge prevalentemente, almeno in questa manifestazione, soltanto attività di mediazione, praticamente organizza spettacoli, non c'è uno spettacolo dell'associazione Piccionaia in questa rappresentazione, mentre noi abbiamo gli artisti locali, le associazioni locali che sono state la linfa, la spinta vera per la realizzazione del teatro. Pensate che siamo arrivati alla 21ª edizione di Teatro in Sala, e io ho vissuto da sindaco dell'epoca, ho visto che queste associazioni locali hanno avuto la capacità, la forza, la volontà di organizzare spettacoli importanti, tutti gli artisti che stiamo vedendo in questa rassegna, ma noi l'abbiamo visti già nel 99, 2000, 2001, a tutti, lo stesso Scarpetta, io l'ho incontrato e salutato alla fine di una rappresentazione su al complesso Cappuccini d'estate, e fu lui stesso che mi consigliò che perché un teatro funzionasse ci vuole un teatro di 500 posti paganti, altrimenti non si mantiene. Bene, allora in questo modo si è data soltanto, si è negata la possibilità alle risorse locali, a numerosi artisti locali di Sala Consilina, la possibilità di potersi esprimere. Ancora di più dico, se fosse stata data la possibilità alle associazioni locali di organizzare la stagione teatrale, queste sicuramente ne avevano le capacità. In ogni caso doveva essere fatto, perché lo prevede la legge, e comunque, quantomeno per rispetto di quello che rappresentano, bisognava invitarle e chiedere a loro se avevano la necessità, se avevano la possibilità di poterlo fare. Ma voi, che si chiamava artisti come Andrea De Maria, come le associazioni culturali, sia quelle amatoriali sia quelle professionistiche, lo stesso maestro Polito, non riuscivano a contattare personaggi del genere a costi più contenuti, o quantomeno ne avremmo saputo l'entità vera, perché noi sappiamo solo su una delibera di giunta che, secondo le indicazioni date in una mail, questa rappresentazione costa 59.000 euro. E quando c'è l'incremento? Quanto è l'introito? Non si sa una cosa di questa, perché è tutto gestito direttamente da un mediatore che
si presenta come associazione, ma è sostanzialmente un'agenzia di spettacoli, così quindi è un'impresa, svolge attività di impresa, doveva essere affidata con gara ad evidenza pubblica ed è stata affidata direttamente in barba, in dispregio del codice degli appalti e di quello che prevede l'ANAC, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, e nello stesso modo è stata tolta la possibilità agli artisti locali di esprimersi, che hanno dovuto purtroppo trovare casa altrove. No, così non va. Noi dovremo approvare il regolamento per l'utilizzo del teatro, e questo è importante. C'è stato già un incontro l'altro giorno della commissione e ho chiesto un rinvio, perché il regolamento va rivisto completamente così come è stato proposto. Deve essere tarato in maniera tale che lo possano utilizzare realmente la comunità locale. Non può essere utilizzato, non può essere appannaggio solo di pochi e utilizzato a chi piace in determinati momenti e soltanto a compagnie, come dicono loro, di grido, che questa sicuramente, ripeto, è un'agenzia di spettacoli, sì, almeno si comporta agenzia di spettacoli. E per fare questo noi convocheremo, inviteremo tutte le associazioni che operano sul territorio, che operano nella cultura, perché ci diano le loro indicazioni, i loro suggerimenti per elaborare un regolamento che sia fatto a misura di cittadino, che possa essere utilizzato da loro. Ci è stato detto che dovevamo fare presto, perché vi hanno delle richieste delle scuole, delle altre associazioni a giugno. E qual è il problema? Così come si è fatto con un'associazione che ha scritto una email da Napoli, senza conoscere, senza avere una fiducia, una garanzia, nulla, alle scuole non si può assolutamente chiedere di presentare fiduzioni, garanzie e alle associazioni locali. Gli si dà nello stesso modo, così come è stato dato anche a questa associazione. Tant'è che non ci sono, secondo la Giunta, ci sono nemmeno problemi di prevenzione incendi, perché comunque c'è già l'autorizzazione. Qual è il problema? Il regolamento ci vuole tempo, lo dovremo fare in maniera adeguata, quindi ci prenderemo il tempo necessario affinché questa struttura sia a servizio dei cittadini e non sia solo un costo per la comunità o un guadagno per chi l'ha realizzato, sia dal punto di vista strutturale e sia dal punto di vista tecnico.